Avevano forzato le portiere di un SUV con dei coltelli e si trovavano all'interno dell'abitacolo, pronti ad impossessarsene. Questo è il contesto in cui i carabinieri della compagnia di Ciro Marina sono intervenuti dopo che un cittadino virtuoso, accortosi di quanto stesse accadendo, ha allertato il 112. Per i due giovani, 26 e 22 anni, di origini nordafricane, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Crotone in attesa della convalida dell'arresto. L'attenzione dei carabinieri nella provincia di Crotone per questo tipo di reati, quelli contro il patrimonio, è massima, sia dal punto di vista preventivo che repressivo, aspetti questi curati anche con la predisposizione di particolari servizi, finalizzati in maniera specifica a contrastare il fenomeno. Non voleva più sottostare alle regole della comunità, dove era ristretto agli arresti domiciliari, piuttosto avrebbe preferito tornare in carcere. Queste le ragioni che hanno portato un 38enne isolitano a fuggire dalla comunità Castollus di Ciro Marina e tornare a Isola Caporizzuto, dove i militari della locale tenenza l'hanno rintracciato e arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere. A seguito di questi eventi, infatti, e della richiesta dei carabinieri di Ciro Marina, l'autorità giudiziaria ha disposto che il ragazzo venisse condotto in istituto.